L'ultima cosa che dobbiamo fare è vivere coi sensi di colpa, perché se l'obesità fosse considerata da tutti una malattia per quella che è, un obeso avrebbe il diritto di curarsi in maniera normale, affrontando il percorso e vivendo la vita in maniera sana, per quanto una persona obesa possa vivere in maniera sana, perché comunque non è una vita sana, perché il cuore è affaticato, le articolazioni sono affaticate, fai un piano di scale e ti sembra di morire, e vai a comprarti un vestito, sei frustrato, la classica scena dell'amica magra che magari, non voglio, stavo dicendo cesso, ma magari di faccia non è bella, però è magra, quindi comunque sia viene scelta. E a te ti dicono: peccato, hai un bellissimo viso. Peccato cosa? Io ho sempre detto: peccato, finisci la frase. Io tante cose che ho vissuto, e poi ve ne parlerò anche meglio più avanti, le ho vissute con un senso di gran fallimento, perché arrivare a doversi sottoporre ad un intervento chirurgico perché non ce la fai più a sopportare non tanto i disagi fisici che ti dà l'obesità, ma il dramma di una società che non ti accetta, perché alla fine non ci prendiamo in giro. Un obeso non è accettato. Un obeso non è una persona considerata normale. L'obeso è considerato uno sfaticato che sta tutto il giorno col secchiello del popcorn davanti alla televisione, che si ingozza. Non è così. Io, da un certo punto di vista, allora, da un lato la considero una vittoria aver fatto l'intervento, aver perso i chili che ho perso, e vi dirò anche poi quanti ne ho persi, che è una cifra, un numero di chili che io, se ci penso, mi spavento da sola. E da un lato è una grande conquista, ma dall'altro, nel momento in cui io l'ho fatto perché il mondo in cui vivevo mi ci ha, tra virgolette, costretto. Adesso prendete queste parole con le pinze, perché è un po' difficile spiegare questa cosa. Cioè, io sono sempre stata una persona che non si è mai nascosta dietro il suo problema. Io ho sempre cercato di farmi accettare. Io, quando conoscevo una persona, mi mostravo per la persona che ero. Se poi quella persona voleva mettermi un muro perché c'avevo quel problema, era quella persona che lo faceva. Non è che io mettevo avanti le mani del tipo: ho questo problema, quindi sono insicura. Io cercavo di mostrarmi, però dopo tanti anni alla ricerca del fatto di essere accettata, e dopo aver dato sempre tutto quello che avevo e alla fine raccolto veramente le briciole, perché alla fine uno raccoglie delle briciole, è come stare sotto il tavolo, cioè idealmente è come stare sotto il tavolo di persone che stanno mangiando e raccattare le briciole, solo che se raccattare le briciole è accattonaggio materiale, raccattare le attenzioni, l'accettazione, i sentimenti è una sorta di prostituzione morale. Io così mi sono sentita per tanti anni. E da lì poi si diventa anche finti, perché per poter essere accettati si è sempre disponibili, si è sempre presenti, si è sempre bravi. Veramente a me mancava solamente il tatuaggio con scritto welcome sulla schiena e poi ero uno zerbino perfetto. È chiaro che in queste condizioni la mente non è serena, perché tu non è che puoi prendere la tua malattia e curartela. Devi ogni giorno, da quando metti il piede giù dal letto a quando lo rimetti, vivere in una finzione in cui devi sempre avere il sorriso appiccicato alla faccia, la classica simpatia, la classica cicciottella simpatica. Devi sempre essere lì a mostrare la tua faccia migliore, a cercare di tirar fuori il meglio, a cercare di far vedere che anche tu hai diritto di, sei degna di vivere nel mondo e di occupare il posto che hai nel mondo, perché alla fine ci si sente anche indegni di vivere. Allora, questa cosa qui, cioè io alla fine, per potermi sentire in questo modo, ho dovuto prendere, andare con le mie gambe da sana in sala operatoria, da sana sempre virgolettato, sottopormi a un intervento rischioso, perché alla fine io parlo per me, non l'ho fatto né per la salute né per tutte quelle cose che si dicono che sono sicuramente vere, però nel mio caso non sono state la molla. Io sono andata in sala operatoria perché sapevo, cioè io già avevo perso una bella quantità di chili col palloncino, soprattutto con la dieta, perché il palloncino è solamente un aiuto simbolico, perché alla fine si può mangiare liberamente col palloncino. E io ero arrivata a metà, più o meno a metà del mio percorso, un po' meno di metà,
E sapevo che non sarei mai potuta tornare indietro perché stavolta non sarei sopravvissuta mentalmente. La mia testa è crollata. Cioè io, cioè quando arrivi a fare il pensiero, non mi posso neanche suicidare perché mi vergogno dell'idea che poi mi devono fare la bara extra large. Sembra una cosa ridicola dirla, però quando diventa un pensiero questo reale della tua testa, che dici, ho un problema tale che neanche il suicidio, cioè qualsiasi persona che si sente disperata o non vede via d'uscita, magari può pensare mi tolgo la vita, anche se io personalmente diciamo che il suicidio è una cosa che mi fa scaturire dei sentimenti molto negativi perché cioè, per quanto penso che una persona che fa un gesto del genere sia disperata e non sia lucida in quel momento, io lo reputo anche un gesto di egoismo, tra virgolette, perché si lasciano, cioè ci si toglie dal proprio problema e si lasciano tutte le persone che ti vogliono bene in un dramma. È una cosa che mi ha sempre fatto una gran paura questa. E poi ho visto anche persone purtroppo coinvolte anche molto da vicino, cioè persone che mi riguardano da vicino, no, non familiari, però comunque amici, e so che è una cosa veramente drammatica. E, però quando tu arrivi al punto di dire non ho veramente scappatoie, di sentirti persa, cioè sei costretta ad andare avanti in una vita che non è vivere, stare a galla, però stare a galla con l'acqua che ti arriva sempre fino a qua. Allora lì a quel punto ti accorgi veramente di che cos'è la disperazione. Cioè io oggi come oggi devo dire che non ho paura più di niente perché dopo quello che ho affrontato, magari no, non voglio insultare chi ha delle malattie, chi ha dei tumori, chi vive nella povertà, chi vive nella violenza, perché non mi voglio assolutamente permettere di giudicare questi problemi che sono gravissimi e ognuno poi sa le proprie cose. Però vi posso garantire che io credo di aver toccato veramente il fondo della disperazione. Sono arrivata a provare dei sentimenti che mi portavano a dire: io non so umanamente come si possa tollerare una sofferenza del genere e rimanere vivi. E questo è, diciamo, è stato il lato drammatico, è stato il lato che mi fa domandare come ho potuto resistere tanti anni, in una situazione mentale del genere. Infatti, avevo sempre la sensazione che la mia testa stesse per cedere, ma non riuscivo a fermarmi a dire stop, facevo il criceto nella ruota, giravo, 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 giravo e non andavo da nessuna parte. Per quanto poi ci siano stati i miglioramenti, le progressioni della terapia, quello senza dubbio, però l'incubo ero dentro come quando avete presente che fate un brutto sogno e cercate di svegliarvi e non riuscite. Ecco, così. Mi sentivo così. Mi sentivo in un incubo perenne, solo che avevo la netta percezione che non era un incubo, ma era la mia vita quotidiana. Alla fine, la finzione soprattutto, fingersi come non si è, mi ha portato a proprio. Io sono andata fuori di testa. Che veramente, se. Non, io non so. Cioè, poi vi racconterò anche. Vi devo dire tante cose relativamente a questo, però fatto sta che io non so veramente come abbia trovato la forza di dire resisto. Però del resto arrivi a un certo punto che o bere o affogare, come si suol dire, no? Allora a quel punto lì dici o vado avanti così, però a un certo punto non riesci più a sopportare, oppure reagisco. Io non ho reagito perché volevo reagire, ho reagito perché non avevo più un briciolo così di energia per. Scusate che mi gratto sempre, sembro che ho le pulci. Non avevo più un briciolo di energia per portare avanti la mia vita, cioè io ero arrivata proprio allo stremo delle forze mentali, fisiche, tutto. E vi assicuro che quando sono crollata io, ma come sono crollate tutte le persone che avevo intorno, io vi racconterò, non vi posso raccontare tutto perché ci sono delle cose che non si possono dire, sono delle cose anche molto intime, personali, che riguardano anche altre persone, però nel momento in cui io sono crollata, io sono andata a fondo, ma con me mi sono portata dietro tutte le persone che mi vogliono bene, che mi hanno visto impazzire da un giorno all'altro, diventare una specie di iena. Però, ragazzi, oggi come oggi, io posso dire che quando sono entrata in sala operatoria ho pensato, è vero che io rischio, cioè la possibilità di non uscire da questa sala operatoria c'è perché ogni intervento c'ha i suoi rischi, ma io almeno so di aver vissuto, anche solo 2 anni della mia vita, ma so di aver vissuto. E gli altri 29 anni della mia vita li ho passati a rimanere a galla. Quindi a quel punto lì ho detto io posso anche morire oggi come oggi, ma so cosa vuol dire vivere e non tirare a campare.